Buongiorno a tutti, io sono Domenica Spinelli, sindaco al secondo mandato del comune di Coriano in provincia di Rimini. Ringrazio gli organizzatori per questa maratona Stop 5G perché è un'opportunità grandiosa per tutti i relatori e soprattutto per noi sindaci di portare un punto di vista interessante nell'ambito del dibattito. E mi sto occupando di telefonia da qualche tempo e come sindaco, ahimè, torno a dire anche in questa sede che siamo completamente esonerati da tutte quelle che sono le scelte. Il tema delle telecomunicazioni è un tema spinoso da qualsiasi parte lo si possa guardare. Perché se da una parte non si può dire no al progresso e quindi fermare il progresso, dall'altra parte ci sono degli interessi importanti da tutelare per i nostri cittadini. E quindi per la maggior parte delle volte ci ritroviamo a subire delle scelte che avvengono ovviamente in altre sedi e che noi, grazie anche a delle norme obsolete e anche ad un vuoto normativo, noi sindaci siamo costretti appunto a far passare. Ovviamente rispetto alle antenne tradizionali abbiamo più che altro il tema dell'estetico, perché poi in realtà quello che ho visto anche personalmente, il tema centrale, che è quello della salute, passa in secondo piano quando in realtà arriva una richiesta di autorizzazione per l'ente, quindi nascono subito i comitati intorno al luogo dove appunto arriva l'infrastruttura così imponente. E quindi in realtà, avendolo diciamo anche subito nel mio territorio, la delusione massima è stata quella di constatare che alla fine di un percorso di proteste, di polemiche, i cittadini si dividono solo sul discorso dell'impatto estetico. Ritornando però sul tema del 5G, un tema imponente in questo momento e anche sperimentale, noi sindaci abbiamo l'obbligo di garantire la tutela ai cittadini. E quindi, avendo capito che comunque il percorso è incominciato in maniera anche dirompente, avendo analizzato insieme ad Alleanza Stop 5G, ma insieme anche ad una task force di avvocati, quali sono diciamo, i vuoti normativi, abbiamo deciso con tanti colleghi sindaci di intraprendere un percorso importante e quindi abbiamo costituito la rete dei sindaci. Questa cosa qui l'abbiamo annunciata già a settembre. Una rete fatta di cittadini che sono impegnati nelle istituzioni e che hanno come obiettivo un percorso di trasparenza e di risposta nei confronti dei cittadini. E io sono insieme ai miei colleghi, coordino questa rete e tra l'altro annuncio in maniera ufficiale oggi qui con voi che dal 23 di febbraio il comune di Coriano, nella mia figura, ha ottenuto l'incarico di coordinatore di questa rete all'interno dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni, ANCI. E ringrazio appunto i sindaci che mi hanno riconosciuto questa fiducia. Per cui siamo al lavoro con un tavolo appunto di sindaci anche all'interno dell'associazione. Ribadisco, non per dire no in maniera pregiudiziale al progresso, ma soprattutto per aprire un dibattito anche politico che ci consentirà di proporre una moratoria, perché noi abbiamo bisogno di dare certezze e risposte pronte ai cittadini. Per fare questo abbiamo bisogno di un confronto con le istituzioni di grado superiore che appunto decidono prima di noi. La cosa più interessante però da condividere con voi è che in realtà non ci si può arrendere, soprattutto alla luce anche dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato di gennaio 2021, una sentenza con la quale il Comune di Roma è stato condannato perché ovviamente l'unico strumento che ha il Comune è il regolamento, però in quel caso appunto arriva una pietra tombale sulle possibilità di scelta da parte del Comune.
perché quella sentenza dà torto al Comune di Roma, che aveva stabilito di poter far arrivare delle infrastrutture ad un limite appunto dalle scuole. Quindi quando un Consiglio di Stato dà contro un comune, vuol dire che appunto non abbiamo più altre strade. Infatti tutte le ordinanze emesse dai comuni sono comunque contestate da parte dei vari tribunali e quindi soccombono rispetto alla insinuazione stessa dell'infrastruttura. Per cui, proprio partendo da questi principi appunto normativi, noi abbiamo l'obbligo, oltre che la responsabilità, di poter fare delle azioni, che saranno azioni coordinate insieme appunto a tutti quei comuni che hanno deciso di affrontare il tema in maniera seria. Quindi questo spazio che appunto viene concesso all'interno di questa maratona è uno spazio importante, perché nonostante questa fase pandemica di coronavirus, fase che poi alla fine agevola anche l'insediamento di infrastrutture, perché comunque dobbiamo garantire lo smart working, dobbiamo garantire la didattica a distanza per i nostri ragazzi, dobbiamo garantire l'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto anche attraverso le varie piattaforme, e quindi abbiamo bisogno di infrastrutture. Soprattutto in questo momento va posta maggiore attenzione, perché c'è il rischio che appunto attraverso questo processo che ha velocizzato l'insediamento delle stesse infrastrutture, noi come cittadini non possiamo garantire quelle risposte importanti che vanno date ai cittadini. La rete dei sindaci, da me appunto guidata, sta lavorando anche sul principio appunto di responsabilità qualora dovessero arrivare ovviamente dei problemi di salute anche negli anni futuri, perché nessuno garantisce appunto ad un sindaco, nel momento in cui viene autorizzata l'infrastruttura, che un domani potrà essere sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità. Quindi stiamo mettendo in cantiere una serie di azioni che appunto garantiranno ai cittadini la massima tutela, garantiranno ai sindaci la massima diciamo tutela anche in senso di responsabilità, e soprattutto la serenità per affrontare l'insediamento di queste infrastrutture in maniera appunto giuridicamente corretta. E continuiamo in questa direzione con la discussione, ma soprattutto mi rivolgo a tutti i cittadini appunto del mondo, continuiamo a porre degli interrogativi alle persone che sono nelle istituzioni di qualsiasi livello, quindi non solo ai sindaci, che ahimè siamo rimasti gli ultimi ad essere appunto eletti in una democrazia diretta, ma poniamo le stesse domande ai presidenti di provincia, ai presidenti di regione, e perché no anche ai parlamentari, anche a quegli stessi parlamentari, permettetemi di dire questo, quegli stessi parlamentari che per identità politica hanno incominciato delle battaglie che poi nel corso degli anni si sono dovute rimangiare. Invito tutti ad approfondire il piano Colao, che già faceva paura nel momento in cui Colao era semplicemente un tecnico alle dipendenze probabilmente del governo, adesso è il ministro e quindi di competenza. Quel piano per la velocità, per il metodo appunto concreto di operatività, fa paura, perché nei processi secondo me non abbiamo i tempi secondo quel cronoprogramma per approfondire determinate situazioni, e quindi invito tutti ad essere attenti a quello che succede, ma nello stesso tempo l'invito, ripeto, è quello di stare accanto a quei sindaci che non hanno nessun tipo di tutela e che possono portare avanti delle battaglie non contro i comitati, ma soprattutto insieme a quei comitati veri di cittadini che si uniscono per la difesa della salute e soprattutto di un principio, che è quello della democrazia. Grazie.